Giornate professionali di Sorrento, FinTV, è ancora ospite con noi, ancora dico perché ci siamo già incontrati a Riccione, quindi facciamo un po' il punto di questa, del lancio della nuova stagione 2018, Luigi Lonigro che è il direttore di 01 Distribution. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. Da dove vogliamo partire? Avete un listino molto ricco, molto variegato, quindi lascio a lei il film, il nodo al fazzoletto, diciamo così, se ce n'è uno. Penso che di nodi ce ne sono veramente pochi all'interno del nostro listino. Abbiamo presentato quello che sarà il mondo 01 del 2018, un mondo composto da 29 titoli, in realtà 28 perché il 29esimo sarà la nostra proposta natalizia di quest'anno, Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson, che ha appena incassato 70 milioni nei primi 10 giorni in America e pensiamo potrà essere uno dei film più importanti delle festività. Un listino come al solito variegato, molto importante. 18 titoli italiani, tre importantissimi titoli europei e poi pochi ma molto molto mirati film americani. Solita presenza dei grandi autori che ci hanno accompagnato dal 2001 ad oggi. Grande attenzione per gli esordienti, fra questi cito un esordiente sui generis che è Valerio Mastandrea, che alla sua prima fatica come regista con Ride. Che vedremo più o meno quando, in che periodo della stagione? Sarà sicuramente un titolo tardo primaverile, ma potrebbe essere anche un film veneziano, vedremo. Vedremo. Lei sa benissimo che per il prodotto italiano autoriale i due festival importanti sono due momenti chiave, pertanto a dicembre non abbiamo ancora le idee chiare perché molto dipende dai selezionatori. Chiaramente siamo molto molto contenti di avere per la prima volta nel nostro listino Steven Spielberg con The Post, uno dei film favoriti per gli Oscar, così dicono le notizie che ci arrivano dagli Stati Uniti. Tom Hanks e Meryl Streep per la prima volta insieme, Roman Polanski con un noir molto bello che è stato presentato a Cannes. Diciamo che una particolarità è in realtà costituita dalla presenza nel nostro listino di due esordi, di due importanti registi, uno ormai affermato, uno invece più giovane ma con grandissime potenzialità negli Stati Uniti. Parliamo di Ellen John, che è l'esordio di Paolo Virzì negli States con un cast straordinario, Donald Sutherland ed Helen Mirren, presentato a Venezia e avrà un'uscita platform negli Stati Uniti per potersi qualificare per gli Oscar, pertanto prenatalizia, e arriverà sugli schermi italiani a metà gennaio. E l'esordio negli States di Stefano Sollima con Soldado, un film molto importante che avrà un'uscita estiva, pertanto in un periodo alto performante per gli Stati Uniti, segnale di fiducia da parte dei distributori e dei produttori. Fra l'altro, devo dire, noi l'abbiamo già annunciato ai nostri lettori ieri, è stato il trailer, secondo me, più bello che abbiamo visto, veramente notevole, insomma, di grande impatto. Sì, siamo molto felici, abbiamo visto il film che questa volta è molto più forte del trailer che è già importante ed è di grande effetto. Salvatores con Ragazzo invisibile seconda generazione, un altro titolo a cui teniamo tantissimo perché è stata una scelta molto importante quella di un premio Oscar, di mettersi in gioco con un genere così innovativo. Poi Ragazzo invisibile 1 è stato un grande successo perché ha incassato 5 milioni di euro. Negli ultimi 5 anni è uno dei 20 titoli più importanti per box office, escludendo le commedie nazional popolari, pertanto una scelta sicuramente coraggiosa ma che ha portato buonissimi risultati. Questo è un film molto più adulto, il protagonista è cresciuto, scopre di avere due madri, scopre di avere una sorella gemella, insomma è molto Ecco, molto intrigante. concluderei proprio sul Ragazzo Invisibile anche perché è un film, diciamo,
quasi imminente, nel senso che uscirà subito all'inizio del 2018. Anche leggendo le dichiarazioni di Gabriele Salvatore sembra che ci stia prendendo gusto a fare questo tipo di cinema, anche rispetto, diciamo, a quello che ha fatto in passato, come a smarcarsi un pochettino. Beh, Gabriele ama dire che tutti abbiamo delle fasi nella vita. Forse questa è la sua fase un po' più orientata a un pubblico più giovane, che non è il suo pubblico di riferimento. Pertanto un fantasy family con tanti effetti speciali, sicuramente la prima volta è stata una grande scommessa, poi penso che ci abbia provato gusto, e devo dire che dopo aver visto il secondo ci siamo resi conto che il risultato è veramente importante, c'è una grande passione. Io vorrei chiudere con uno dei film più attesi da noi, ma penso anche dal pubblico, è il teaser trailer. Ha chiuso la nostra presentazione qui a Sorrento ed ha avuto un grandissimo successo, che è il nuovo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, con un cast veramente stellare. È un film con cui Muccino torna alle sue storie, ai suoi ambienti, alle sue passioni, insomma ai titoli con cui ha portato a casa veramente dei risultati molto importanti. Devo dire, sicuramente arricchito dall'esperienza americana, pertanto un film corale con un cast italiano veramente, veramente di primissimo livello, e devo dire che le prime immagini sono straordinarie, ma il film lo è ancora di più. Molto bene, Luigi Lunigoro, direttore di 01 Distribution, grazie di essere stato con noi anche quest'anno e in bocca al lupo per il 2018. Grazie a voi, crepilluto. Grazie.